benvenuto slash benvenuta al mio video post dedicato al concetto di volontà. Mi va di affrontare questo argomento perché credo, ma già da parecchio tempo, che tutto quello che è al di là dei miei occhi, tutto ciò che vedo con i miei occhi, sia una parte di me, sia proprio creato da me. Il problema è che molte volte sento la necessità di controllare questa realtà, non ci riesco. È un senso di controllo in realtà non conforme a quello che intendo veramente come concetto di volontà. Il controllare la realtà esterna, il controllarne gli effetti, non è possedere la realtà esterna ed esercitare veramente la realtà. Il concetto di volontà nasce dal fatto che quando si prende una decisione, qualsiasi direzione introduca poi questa decisione, è la decisione giusta in quel momento. È la decisione figlia di quel momento. E come tale, un atto di volontà porta necessariamente ad un cambiamento della realtà esteriore. Il controllare invece la volontà senza aver esercitato questo cambiamento interiore è solo un possedere una realtà che non si riesce a comprendere. Quando invece si penetra la realtà con consapevolezza di quello che si vuole fare e che tutti gli effetti che possono essere generati da una qualsiasi decisione sono comunque alla portata di tutte le decisioni, di tutte le possibili scelte fatte da un essere umano, allora viene esercitato un atto di volontà e gli effetti non si subiscono, ma si accettano in quanto ci si è accettati. Quindi il concetto di volontà è legato all'accettazione di se stessi. Chiaramente questo che dico, tutto quello che dico nasce da una mia esigenza, che è quella di penetrare il concetto di cambiamento. Ho sempre voluto cambiare la mia vita, la mia realtà, tutto ciò che vedevo con le mie azioni, ma era una forma di controlling, di gestione degli altri e di creare un divario tra se stessi e gli altri, tra se stessi, cioè tra la propria realtà interiore e la realtà degli altri. Questo distacco non ha mai portato a niente, non ha mai portato a un reale cambiamento. I cambiamenti nascono quando interiormente si cambia, quando si decide di cambiare, quando il pensiero è già cambiato. Il portarli fuori, cioè nella vita quotidiana, l'estrinsecarsi di questo cambiamento è soltanto un aspetto del cambiamento stesso. La realtà è già cambiata solo a livello di pensiero. L'atteggiamento è una conseguenza del pensiero, per cui tutte le conseguenze sono solo conseguenze del pensiero, già inglobate nel pensiero stesso. Dobbiamo solo accettarle. Tutto è alla nostra portata. Per cui non reagiamo più alle situazioni. Cerchiamo di agire sempre con volontà e con consapevolezza. Ciao ciao!